Ciao Davide, ben arrivato sul nostro canale. Per chi non ti conoscesse, ti va di presentarti? Mi chiamo David Messina, sono un disegnatore di fumetti. Lavoro principalmente per il mercato americano, Marvel, IDW, DC ed Image. Dal 2002 insegno nella Scuola Internazionale di Comics di Roma e sono uno dei membri fondatori del Gentleman Casual Club, un collettivo di artisti e di disegnatori che lavorano nel mondo del fumetto americano e dell'entertainment in generale. Tu, David, fai parte della cosiddetta prima ondata di autori che si sono lanciati sul mercato americano ormai più o meno una quindicina d'anni fa. Com'era all'epoca e quanto è stato strano, con dei mezzi diversi rispetto a oggi, superare un oceano di distanza? Sì, in realtà poi, a voler essere precisi, mi definirei più della seconda ondata, perché la prima, quella composta da autori come Dante Bastianoni, Claudio Castellini e Pino Rinaldi, era già arrivata in America quando io ero ancora studente presso la Scuola Internazionale di Comics, ma c'era arrivata tramite la Marvel UK, che era stato un ponte che aveva permesso poi di sbarcare nella Marvel vera e propria a New York. Mentre invece io appartengo a quel gruppo di autori che hanno cominciato saltando la Marvel UK e direttamente prendendo contatto con gli autori più o meno agli albori di internet, con la nascita di tutto quello che è stato l'internet 1.0, e insieme a me ci sono stati autori come Stefano Caselli, Giuseppe Camuncoli. Noi eravamo un po' i primi che cominciavano a mandare le proprie cose dall'altra parte dell'oceano utilizzando Gmail o tutti quelli che erano i sistemi a nostra disposizione per cominciare a collaborare con loro. Da lì poi ovviamente si è aperto un intero mondo, internet è diventato molto più complesso, siamo arrivati all'arrivo dei social ed ecco che c'è stata anche l'opportunità non solo per tantissimi autori di poter cominciare a lavorare per gli Stati Uniti, ma anche per molti esordienti di mostrare i loro lavori tramite social. Per cui fondamentalmente diciamo che sono parte di quella prima ondata che ha cominciato a lavorare per gli Stati Uniti saltando praticamente quello che era la Marvel UK. Non è stato facile, anche perché all'inizio ci trovavamo ad interagire con gli editori cercando anche di capire come gestire quelli che sono i rapporti con una cultura differente dalla nostra, per quanto simile, perché ovviamente apparteniamo a quello che è il mondo occidentale, la cultura occidentale, però comunque gli Stati Uniti sono un altro paese con un'altra abitudine, un altro anche modo di parlare, di comunicare. E mi ricordo che c'erano questi primi tempi in cui ci confrontavamo fra di noi per capire come erano stati recepiti i nostri lavori, come erano gli accordi, come muoverci nella maniera più corretta, perché effettivamente certe cose erano proprio differenti a come eravamo abituati anche in Italia nel semplice gestire rapporti con gli editor e con quello che era la macchina produttiva. L'altra cosa che ovviamente ci aveva colpito molto era anche i tempi di produzione, molto veloci, molto rapidi, non soffocanti devo dire, perché comunque avevamo una media di 5-6 settimane ad albo, cosa che tuttora comunque permane quando si ha l'opportunità di lavorare con un buon editor che riesce ad organizzare bene i tempi di lavoro. Però ovviamente il livello di pressione e di stress era notevole. Io mi ricordo che dopo i primi 5 numeri di Angel realizzati per la DW ho avuto un calo fortissimo, perché la seconda miniserie è partita immediatamente dopo e non avevo avuto modo di poter riprendere fiato. Adesso ovviamente con gli anni si impara anche a gestire meglio questo tipo di pressione e riuscire in un qualche modo a ritagliarsi del tempo per ricaricarsi e riprendersi, però i primi anni sono stati davvero duri. Quindi praticamente voi siete stati un po' i pionieri degli italiani che lavoravano direttamente per gli Stati Uniti. Ma perché l'avete fatto? In realtà il motivo è abbastanza semplice e naturale. Disegnatori come potevo essere io, come sono io, come Stefano, cito Stefano Caselli perché è anche un caro amico che abbiamo diviso lo studio insieme, o Camuncoli, avevamo una forte influenza di quello che era il fumetto americano nel nostro modo di disegnare. Il nostro DNA ci portava attraverso delle scelte stilistiche che si differenziavano da quelle, per esempio, della Bonelli, che ai tempi, insieme alla Star Comics, erano le uniche case editrici che producevano fumetti di taglio diciamo realistico, ma che erano fortemente influenzate da quella che è la tradizione italiana, la tradizione appunto Bonelli, che richiede un certo tipo di disegno, un certo tipo di struttura nello storytelling e l'impostazione della tavola, e a noi ci andava stretto, non ci trovavamo a nostro agio con quel modo di disegnare, di raccontare. Avevamo bisogno in un qualche modo di tirare fuori quell'influenza del fumetto americano che aveva
aveva costruito, che aveva fatto parte alla nascita della nostra passione nei riguardi del media fumetto. Per questo eravamo in qualche modo costretti a doverci muovere verso altre direzioni. Alcuni autori si sono mossi verso il mercato francese. Noi nello specifico, che sentivamo molto forte nel nostro amore per il fumetto americano e la nostra voglia di andare in quella determinata direzione, era quanto più naturale muoversi direttamente oltre l'oceano ed andare a cercare lì il nostro posto e costruire il nostro spazio. Prima hai citato Angel, lo spin-off di Buffy creato da Josh Whedon, poi sei arrivato anche a lavorare su altri brand come ad esempio Star Trek. Ora, in questi anni il mondo del licensing è cambiato molto. Puoi raccontarci come? Io ho iniziato sì con Angel ed è stato il primo fumetto nel quale mi sono trovato a lavorare come disegnatore, in quanto avevo già avuto delle esperienze come colorista precedentemente per un'altra casa editrice. Con Angel in realtà è iniziata quella che è stata la nuova era del fumetto su licensing, che va specificato, fino ad allora in America era un genere abbastanza di nicchia, non considerato all'interno della critica del mercato vero e proprio, perché diciamo in un qualche modo non riconosciuto ufficialmente come valido. Questo per tutta quella questione legata al principio e al concetto di canone. Il canone narrativo è quella cosa per cui se io leggo una storia di Angel scritta da un determinato autore, viene riconosciuta dal creatore della serie come parte integrante della mitologia del personaggio. La maggior parte del fumetto su licensing fino a quel tempo era completamente avulso da quella che era la narrazione principale, erano considerate delle storie apocrife e quindi non godevano di una particolare attenzione. In quegli anni, ad aver capito che questo trend poteva cambiare con quello che era il costante e continuo successo delle serie televisive e dei film, era stato proprio Chris Ryall, l'editor in capo della DW, che aveva coinvolto me come disegnatore sulla serie di Angel, e Jeff Mariott, parte integrante della Mutant Enemy, lo studio di Joss Whedon che aveva prodotto Angel e Buffy, come sceneggiatore. Ancora non avevamo il riconoscimento ufficiale del canone, ma già il fatto di coinvolgere gente che facesse parte dello studio di Whedon ovviamente aveva dato una certa importanza al lavoro che stavamo facendo. Questa cosa poi è andata mano a mano crescendo finché non siamo arrivati proprio per una serie di eventi che hanno portato a un'escalation, perché comunque i dati di vendita di Angel erano molto buoni, ad avere la Dark Horse che coinvolge Joss Whedon in persona per la realizzazione di Buffy e la DW che risponde riconvolgendo lo stesso Joss Whedon insieme a Brian Lynch, all'epoca sceneggiatore della serie di Angel e in seguito sceneggiatore di film come Il gatto con gli stivali della DreamWorks e i Minion, a scrivere il seguito ufficiale della serie televisiva. A questo punto avevamo l'imprimatur del riconoscimento del canone e i dati di vendita del fumetto su licensing, che fino ad allora erano stati sempre abbastanza deboli, stavano cominciando a crescere in maniera significativa. E ovviamente eccezione a tutto questo era sempre stato Star Wars, che invece era passato costantemente nei fumetti, nei libri, nei videogiochi sotto l'attento vaglio della Lucasfilm e quindi erano sempre stati riconosciuti in un qualche modo parte dell'universo espanso e quindi parte del canone. Credo che il punto poi più alto e anche più impegnativo del mio percorso all'interno del fumetto su licensing, e che mi ha portato fino al 2013, quando poi mi sono spostato a lavorare su altri progetti, è stato sicuramente il prequel a fumetti dei film di Star Trek, quelli realizzati da J.J. Abrams e dalla Bad Robot. È stato estremamente impegnativo perché all'epoca lavoravamo in simultanea alla DW per la versione a fumetti che doveva fare da collegamento fra il vecchio universo di Star Trek, ovvero e quello da cui vengono personaggi come Picard, serie come Voyager e Star Trek Next Generation, i nuovi film che venivano prodotti, se non ricordo male, dalla Paramount e il gioco della Optimum Online che continuava la narrazione della vecchia timeline. Per cui era un lavoro in simultanea estremamente impegnativo che richiedeva un confronto costante e continuo per tutto quello che andavamo a realizzare. E devo dire che poi alla fine il lavoro e la fatica ci hanno premiato. Siamo stati, se non ricordo male, l'app più scaricata da iTunes per i mesi proprio precedenti all'uscita del film, intorno al quale c'era un'attesa e un hype notevole, e nonché mi ha permesso di stare nel New York Times bestseller list per diverse settimane consecutive. Però il lavoro è stato molto faticoso, perché nel momento in cui si rientra in un qualche modo in un canone, che poi va detto in seguito è stato ulteriormente disconosciuto dalla serie Picard, ma
rientra tutta una problematica legata alla gestione del franchising di Star Trek. E lavorare quando si entra direttamente nel canone su una serie così complessa, con uno storico così ricco, così amato e riconosciuto da fan di tutto il mondo, richiede un impegno notevole, e devo dire che il lavoro dell'editor, in particolare di Scott Dambier, è stato un lavoro difficilissimo, per dover mediare fra le esigenze e le tempistiche del fumetto rispetto a quelle lavorative e alla segretezza intorno alla quale era stato è costruito questo muro di segretezza, per proteggere ovviamente il film di Abrams e tutto quello che si trovava al suo interno dal punto di vista sia estetico che narrativo. E, dopo di quello, ho lavorato ancora per un altro progetto sulle Sensing, True Blood, nel fumetto tratto dalla serie televisiva di Alan Ball, e lì ho realizzato una miniserie, alcune cover, ma poi ho preferito staccarmi per muovermi verso altre direzioni. Nella scorsa intervista abbiamo parlato con Simone Di Meo, che ha lavorato per Boom Studios creando We Only Find Them When They're Dead. Cazzo, l'ho imparato a dire. E anche tu, però questa volta per Image, hai lavorato alla la tua creature owned, che è The Bounce. Ti va di parlarcene un po'? E, come dicevo prima, nel 2013 decido di muovermi verso altri progetti ed altri orizzonti, e il primo e il più importante di questi dal punto di vista della crescita personale è stato il mio primo progetto Creature Owned, la serie chiamata Bounce, realizzata con Joe Casey della Man of Action. La Man of Action è lo studio che ha prodotto Hero 6, Ben 10 e tutta una serie di cartoni, come per esempio anche Ultimate Spider-Man, la serie animata. Con Joe Casey cambiano completamente quelle che erano le regole del gioco. Venivo da una struttura molto vigorosa, molto precisa e scadenzata, che era quella del fumetto sulle Sensing, dove non solo mi confrontavo con l'editor della casa editrice, ma anche con gli editor degli studi di produzione. E con Bounce, invece, realizzato per l'Image, il ruolo di editor spetta direttamente a me e a Joe Casey, che non solo siamo co-creatori e autori della serie, ma dobbiamo stabilire noi anche i tempi di lavorazione, le nostre deadline, come fare la promozione, come presentare il progetto. Improvvisamente mi ritrovo a dover gestire ogni faccettatura della lavorazione di un album, non solo quella tecnica del disegnarlo e di interpretare la storia, ma anche quello di organizzare l'uscita della storia, il design delle copertine, i loghi e quant'altro. È stata un'esperienza molto bella e estremamente formativa da parte mia, è stata un'esperienza particolare, perché mi rendo conto che è stata esattamente antitetica a quella che avevo realizzato prima. E oltre alla soddisfazione di poter lavorare su qualcosa che ti appartiene, che senti tu, del quale ti prendi tutti i rischi, perché la fanbase non è più la fanbase di quel personaggio, ma diventa la tua fanbase, quelli che ti seguono perché hanno imparato ad apprezzare il tuo modo di lavorare, il mio e ovviamente quello di Joe. E non è stato un lavoro facile, perché nel momento in cui tutto va sulle tue spalle, il livello di paranoia, di meticolosità diventa veramente esagerato. Mi ricordo che a un certo punto, mentre sono alla lavorazione del numero 6 di The Bounce, e scrivo a Joe e gli dico che ho deciso di ridisegnare e praticamente anche di ricolorare i numeri 1, 2 e 3. L'1 cambiandolo in maniera molto radicale, molto forte, il 2 e 3 cambiando diverse vignette, ricolorando differenti sequenze. Questo perché ovviamente sentivo addosso la paura dell'imminente esordio e del fatto che ogni cosa si sarebbe comunque ricondotta al lavoro mio e di Joe. Alla fine devo dire che il lavoro è stato premiato e lo sforzo è stato pagato. Ho apprezzato molto quando soprattutto la critica è riuscita a riconoscere addirittura le influenze musicali che ascoltavo mentre lavoravo sul progetto, ritrovandole all'interno della scelta delle inquadrature, della struttura della storia e del lavoro realizzato da me e da Joe. Dopo l'esperienza di Bounce, sono stati 12 numeri, ho avuto modo finalmente di potermi spostare su quello che era un altro step che desideravo molto, cioè il fumetto supereroistico americano, tout court o mainstream. Ora, lo sappiamo tutti quanti, la vita da libero professionista ha delle fasi di up e di down, a volte le cose vanno molto bene, a volte ci sono delle difficoltà, quindi nelle fasi di up si tende magari a incastrare più progetti assieme. Questo anche dovuto al fatto che in America, per motivi politici, diplomatici, è difficile dire di no a dei grossi brand, a delle grosse case editrici. Tutto questo per dire che mentre facevi The Bounce hai lavorato anche su altri progetti che si sono incastrati, non proprio in maniera lineare. Com'è andata?
In realtà lì è stata parecchio difficile, addirittura c'è stato un periodo in cui mi sono ritrovato a lavorare su tre serie contemporaneamente, da una parte The Bounce, dall'altra alla seconda miniserie prequel per il secondo film di Star Trek, il Into the Darkness, e contemporaneamente anche ad Ultimate Wolverine. In realtà non è così netta la separazione fra un progetto all'altro, tant'è vero che mentre chiudevo True Blood avevo già iniziato a lavorare a The Bounce. Però il passaggio vero e proprio, quello in cui ho lasciato il fumetto sulle Sensing per dedicarmi a quello supereroistico prevalentemente, è stato con Catwoman, quando alla fine del 2014 la DC mi chiama per chiedermi di lavorare su quello che era fondamentalmente una ritargetizzazione del personaggio, ovvero cambiare il tipo di pubblico e cercare di spostare Catwoman nella sua natura, nel suo modo di essere raccontata e rappresentata, per un pubblico completamente differente da quello precedente. Un pubblico, si mirava a un pubblico prevalentemente femminile e di un'età un po' più adulta. Catwoman è stato, oltre che un esordio in DC, anche quello che ritengo personalmente uno degli obiettivi che volevo raggiungere. E insieme a Doom Patrol e Joker, uno dei miei tre personaggi preferiti della DC Comics, quindi sognavo tantissimo di avere l'occasione di poter lavorare sul personaggio. E mi è capitata, devo dire, con una meravigliosa storia scritta da Genevieve Valentine, una storia molto bella, anche molto cruda e cupa, che spero che abbia prima o poi una sua ristampa in italiano, perché mi piacerebbe che potesse essere letta. E da Catwoman ovviamente poi i progetti si sono avvicendati, quindi mi sono ritrovato a lavorare su, dopo Catwoman, su Deadman, e in seguito la Marvel mi ha richiamato per lavorare sugli X-Men, su Wolverine e X-Men. Diciamo che Wolverine è stato un po' il personaggio su cui mi sono confrontato più spesso in Marvel, e anche la DW mi ha richiesto di nuovo di tornare a lavorare con loro, questa volta non più per Star Trek ma per il lancio di Rom the Space Knight, personaggio culto degli anni 80 di cui finalmente si erano sbloccati i diritti di sfruttamento, e quindi la DW l'aveva ripreso in mano per il rilancio. Nel corso degli anni ho avuto modo di potermi muovere da una casa editrice all'altra, trovandomi addirittura a volte a lavorare contemporaneamente per DC e per Marvel. Per la DC ho avuto l'occasione di poter disegnare Wonder Woman proprio durante l'uscita del film, e che è stato, devo dire, una bella giostra, perché il film è stato estremamente apprezzato e io mi sono ritrovato improvvisamente sommerso fra interviste e incontri, proprio mentre dovevo consegnare delle tavole con dei tempi, che dire, pazzeschi, dire poco. E un altro personaggio che ho avuto il piacere di lavorare, su cui ho avuto il piacere di lavorare, è stato Red Hood, e anche quello, devo dire, è stata una bella sorpresa in generale, perché amo particolarmente tutta quella che è la Batman Family e tutto ciò che è legato a Gotham, quindi poter confrontarmi con quello che potremmo definire come il figlio rinnegato di Batman è stata una bella sfida e molto divertente. Per la Marvel ho avuto l'occasione di rilanciare personaggi come Cloak & Dagger, sempre in uscita della serie televisiva, se non ricordo male, su Hulu, in seguito poi con Ironheart, il personaggio femminile, la pupilla in un qualche modo di Tony Stark, che da qui a poco poi sarà rilanciato in una serie per Disney Plus. E lì, anche se mi sono trovato di fronte a un cambio di paradigma, se vogliamo, affrontando una cosa che non avevo mai affrontato prima, cioè far recitare personaggi adolescenti, e quindi giocare con tutto quello che è la cura del bestiario, la recitazione e un certo tipo di narrazione molto più frizzante e, se vogliamo, meno epica rispetto a quella di personaggi come Catwoman o Wolverine. Tu, come anche gli altri autori che prima ci hai nominato, hai comunque iniziato a lavorare per l'Italia. Quali sono le differenze che hai percepito maggiormente tra il mercato statunitense e quello italiano, e il rapporto lavorativo che ci sono con le case editrici americane e quelle italiane? La mia esperienza in Italia è stata un'esperienza comunque molto ridotta. Io ho cominciato quasi subito a lavorare per gli Stati Uniti. Ho avuto modo qui in Italia di lavorare su alcune piccole autoproduzioni, e forse l'unica cosa veramente e corposa che è arrivata in edicola è stato la mia collaborazione con Ade Capone su Lazarus Led. In realtà la situazione era completamente differente da quella che poi ho trovato in America. Ade era sia l'editor che lo sceneggiatore della serie, che dal mio punto di vista crea anche un conflitto, nel senso che fortunatamente con Ade c'era un bel dialogo e abbiamo lavorato molto bene insieme, però
era strano. Io dopo poi ho scoperto che l'editore è una figura che è al di sopra della figura dello sceneggiatore e del disegnatore, quindi in un qualche modo fa da arbitro, da paciere, ma anche da colui che richiama all'ordine e quando in un qualche modo si prendono delle altre derive narrative o di collaborazione. Dopodiché l'unica altra mia esperienza più corposa qui in Italia è stata la realizzazione di Arcana Mater, che è stato un progetto creator owned realizzato con Manfredi Doraldo per Oscarabeo, ma lì è stato realizzato e creato da me e da Manfredi, e quindi noi in un qualche modo eravamo sia co-creatori e sia anche editor dei disegnatori che sono intervenuti dopo. Quindi correggevamo le tavole e ci occupavamo di quella che era l'aspetto organizzativo con le tempistiche, che era soprattutto parte del lavoro di Manf, mentre invece io di contro mi occupavo della creazione dei personaggi e di in un qualche modo dare tutti quelli che erano gli input visivi e gli stimoli agli autori, arrivando addirittura a realizzare un CD con le musiche di atmosfera da ascoltare durante la lavorazione della miniserie. Però anche qui è un lavoro molto più simile a quello che ho fatto in Image con Joe Casey che non quello che si fa all'interno di una grossa casa editrice. Non avendo poi mai lavorato né per Bonelli né per Disney, non ho idea di come effettivamente funzionino le cose all'interno e di come in un qualche modo sia la vera e propria differenza. Il mio lavoro è stato principalmente con gli americani e ho avuto una breve parentesi con i francesi, che però non sono così dissimili dalla struttura lavorativa americana, quindi con un editor al di sopra delle due figure che si occupa di gestire quello che è il lavoro sia dello sceneggiatore che del disegnatore. Una volta, quando condividevo lo studio con Stefano Caselli, mi ricordo che Stefano, che all'epoca stava già passando da lavorare dalla Davis Duo alla Marvel, mi disse che lavorare per una piccola casa editrice o una media casa editrice ti avrebbe rovinato il divertimento nel lavorare con chiunque altro. Di per lì non avevo capito che cosa intendeva, ma poi mi sono reso conto che effettivamente questo è vero. Nelle piccole case editrici l'editor tende a prendersi molto più cura del disegnatore, c'è un'atmosfera più familiare, un rapporto anche più diretto che spesso poi prevalica a quelli che sono i confini meramente lavorativi e si diventa amici. Ci sono editor con i quali ho un bellissimo rapporto e io reputo con orgoglio i miei amici, come per esempio Scott Dambier o Chris Ryan. Mentre invece quando lavori in una grossa casa editrice, i ritmi di lavorazione, anche il fatto che gli editor si trovano spesso a dover lavorare su un numero impressionante di testate contemporaneamente, molto più di 3 o di 4, e il fatto di dover stare anche appresso a una continuity spesso serrata, complessa e in continua mutazione, purtroppo rende molto più difficile riuscire a creare un dialogo che vada oltre quello del meramente lavorativo e a volte anche molto stringato e secco. Per cui questa fondamentalmente è stata la grande differenza. Altra cosa che va ovviamente a rendere ancora di più forte questa separazione è che mentre all'interno di una casa editrice di una major come Marvel e DC le decisioni vengono prese già all'interno della casa editrice e l'editor le comunica agli autori che poi ci lavorano sopra, a volte invece quando lavori sulle licensing ci si ritrova in un vero e proprio conflitto fra le esigenze della casa editrice, i bisogni dell'autore, le necessità fisiche dell'autore come per esempio andare a dormire e mangiare e quelle che sono le richieste della produzione. Un buon editor spesso si mette proprio in mezzo a difendere il disegnatore di fronte a delle richieste da parte magari di persone che senza alcuna cattiveria ma non conoscono quelli che sono i tempi di lavorazione di un fumetto nonché i metodi di lavorazione. Io mi ricordo per esempio che una volta per True Blood mi fu chiesto di cambiare già dopo la fase di colorazione l'abbigliamento di un personaggio e perché in un qualche modo nella testa di chi lo veniva a richiedere da parte della casa di produzione dell'HBO era un processo molto semplice, quasi come spingere un pulsante e cambiare il vestito. E io mi ricordo il mio editor che doveva andare a discutere con loro per spiegargli che cambiare in quella fase di lavorazione l'abbigliamento di un personaggio significava ridisegnare la tavola da capo, reinchiostrarla e ricolorarla. Tutto questo ovviamente al fine di evitare di farmi fare del lavoro con dei tempi che sarebbero stati pazzeschi e quindi anche abbassando la qualità. Questo ovviamente viene a creare un legame molto più forte con quella della figura dell'editor che diventa tuo amico e complice nel processo di lavorazione. E nelle major, come ripetevo, invece i ritmi sono molto più serrati, molto più forti e la comunicazione è molto più asciutta, molto più mirata, non c'è modo di o difficilmente c'è modo di riuscire a costruire anche un legame, un rapporto, un'amicizia. Oltre a essere un autore di punta del mercato americano, sei anche un insegnante molto amato e molto temuto.
Puoi raccontarci come sei riuscito in tutti questi anni a instaurare un regime di terrore che perdura nelle menti dei tuoi allievi anche anni dopo che questi hanno lasciato la scuola? Beh sì, il mio è un regime di terrore che mi sono costruito con cura nel corso degli anni e lo faccio da una parte per pure semplice sadismo nei confronti dei ragazzi, ma anche perché so che una volta usciti dalla scuola si ritroveranno in un mercato estremamente competitivo, in un mercato dove avranno modo di gareggiare in una qualche maniera con i ragazzi che vengono dalla Spagna, dalla Francia, dai paesi serbi, e la qualità è alta e tanta, e quindi non posso lasciare che pensino che le cose siano facili, devo prepararli anche a sopportare livelli di stress e di lavoro enormi, e proprio per avere il modo in qualche maniera di riuscire a crearsi una vita vera e propria. E soprattutto perché penso che in un lavoro come quello del fumetto, e in particolare in un mercato come quello americano, che è estremamente dinamico, mutevole e fluido, non basta saper solo disegnare bene, bisogna anche essere molto svegli, vedere come si evolve il mercato, controllare quelle che sono le nuove tendenze, le influenze, che cosa in un qualche modo sono i movimenti all'interno di quello che è l'entertainment americano, perché non dimentichiamoci che l'entertainment americano va a coinvolgere anche quello che è il mondo della televisione, delle piattaforme streaming, del cinema, dei videogiochi, delle action figure e dei giocattoli. Per cui non basta semplicemente saper disegnare, ma bisogna anche avere una sensibilità particolare e un'attenzione a tutto quello che accade intorno. Tutto ciò non si ottiene con grandi pacche sulle spalle, ma si ottiene lavorando in maniera dura, in maniera anche molto molto impegnativa, sacrificando molto del proprio tempo libero e soprattutto autodisciplinandosi, perché è l'unico modo che permette ai ragazzi di poter avere una loro vita, una loro socialità che è sana, che è importante, e soprattutto in un periodo come questo dove ne siamo tutti privati in una qualche maniera, credo che sia importante riuscire comunque a ritagliarsi degli spazi per la propria crescita personale, ma allo stesso tempo devono riuscire ad ottenere il massimo da quelle che sono le loro capacità e il loro talento. Bene David, grazie mille. In descrizione vi lasceremo la pagina art di Instagram di David, e se c'è qualcuno, David, che vuoi salutare o minacciare, a te la parola. Grazie a voi, grazie a Danny, a Luca, e saluto tutti quelli che ci hanno seguito, e soprattutto agli studenti, ricordatevi di fare le tavole se state guardando questo video, che comunque faremo i controlli la prossima settimana.